Buongiorno a tutti e benvenuti alla puntata speciale di minuto 91, anteprima di Inter Udinese e Pordenone La Spezia. Andiamo proprio a vedere però la prima anticipo di Serie B, quindi Pordenone La Spezia, dove giocherà questa sera alle ore 21, dove la squadra nero-verde ospiterà La Spezia alla Stadio Priore Dacia Arena di Udine, dove arbitro sarà Lotta di Sala, Consilina, di Consilina. E andiamo a vedere i convocati del mister Tesser del Pordenone, dove Polaschi può sicuramente giocare, Michele Di Gregorio in porta, poi difensori potrebbero essere questi convocati: Almicci, Barison, Pasolini, Camporese, o D'Agostini, o De Mezzano, o Stefani, o Vogliacco, o Danone. I centrocampisti potrebbero essere Burrai, Gavazzi, Mazzocco, Passa, Pomega e Zamarini. Attaccanti sicuramente Caldellone, Chiaretti, Giuria, Monachello e Strizzolo. Infatti andiamo a vedere le parole del mister Tesser, che dice sarà una partita molto interessante, e infatti c'è tanta voglia di ricominciare, lo Spezia è una squadra di qualità. Invece andiamo a vedere convocazioni, le probabili formazioni dell'Udinese, dove giocherà contro l'Inter alle 20:45 di sabato a San Siro, dove l'Inter potrebbe giocare con Andanovic in porta, parliamo di 3-5-2, con da sinistra verso destra. Andiamo a vedere che sarà Godin, De Vrij, Skriniar, e invece in centrocampo Candreva, Sensi, Brozovic, Barella e Samoa. In attacco Lautaro Martinez e Lukaku. Allenatore Conte, nessuno squalificato né disponibile. Invece l'Udinese giocherà con 3-5-2, con Musso in porta, da sinistra verso destra Rodrigo Bessao in difesa, con Econ e Samir. Invece in centrocampo Larsen, Jalolo, Mandragora, Fofana e Sema. In attacco potrà essere che ci sia De Paul e Lasagna. Squalificate nessuno, disponibile solo De Aves. E le parole che dava l'allenatore dell'Udinese erano queste. Andiamo subito a vedere nella conferenza stampa. Tutto tosti e concentrati, cercheremo di prendere quello che l'Inter ci consentirà di fare. I nazionali stanno bene, Okaka è ancora fermo in box per risolvere qualche problema fisico. Sono contento di sfidare il mio amico Conte, non vedo l'ora che cominci la partita. Noi siamo migliorati molto sul piano del gioco rispetto all'anno scorso col Parma. Abbiamo concesso solo 3 palle gol. Il problema è che abbiamo preso 3 gol. Abbiamo creato molto e concretizzato poco, ma sono state 2 buone gare. Dobbiamo essere tosti, non concedere troppi agli avversari, ma sono fiducioso di un campionato che non ci vedrà soffrire come l'anno scorso fino all'ultima giornata. Queste sono le parole di Tudor nella conferenza stampa di anteprima di Inter Udinese. Bene, queste sono le parole e tutto. Io vi auguro delle buone partite. Ci sentiamo lunedì per le post partite, minuto 91 di Inter Udinese e Pordenone La Spezia. Ed è tutto. Forza Udinese e forza Pordenone. Da A2 Giornalist e Rudo Nostra Radio. Mandi.